commesse. Allora, attenzione, cioè sicuramente, sicuramente oggi, no? Che ne vediamo, ne sentiamo di tutti i colori, diciamo, ma questi due poveretti, io non parlo di ferraioli, parlo dei nostri due concittadini, cioè questi due che hanno soltanto, sono stati soltanto responsabili per aver coniato la medaglia, ma in fin dei conti sono stati, hanno avuto una fede sproporzionata, insomma, allora, alle loro azioni. Non è così, però, perché il codice penale dell'epoca aveva delle pene severissime riguardo a questa cosa, perché non ci dobbiamo dimenticare di una cosa, che la nuova riforma di Francia, che era la setta a cui appartenevano Ferraioli, appartenevano Giovinazzi, appartenevano Patapia, ma tanti altri nomi che ricordiamo anche della vita di oggi, a Roccasecca, ad Arce, a Roccadace, attentavano alla distruzione della monarchia borbonica e propugnavano l'instaurazione della Repubblica. Il reato era gravissimo, era un reato di lesa maestà, insomma, quindi è identico un reato del genere, doveva essere punito con la pena di morte, quindi non ce la possiamo prendere con i Borboni o con il Tribunale Borbonico che hanno addirittura, se voi leggete i verbali del processo, che sono centinaia e centinaia di pagine, ma è un processo fatto, io ho fatto leggere anche a qualche amico avvocato, ma è una maniera irreprensibile. Ci possiamo lamentare che quei poveretti per aver coniato la medaglia sono stati condannati a morte? Sicuramente sì, però non possiamo prenderci la giustizia del tempo, perché la giustizia del tempo prevedeva quel codice penale e purtroppo prevedeva quelle pene, anche se venisse.